Ciao ragazzi, buonasera a tutti, mi sentite? Direi intanto di fare un'introduzione, poi magari passo anche a presentare qualcosa con PowerPoint, così appunto vediamo anche qualche risultato quantitativo. Però intanto mi fa molto piacere essere qua, ringrazio voi per l'invito perché insomma come docente universitario ci dividiamo, tutti i docenti universitari, diciamo così, si dividono tra i due compiti principali, che sono quello della ricerca, ma anche quello della didattica. Ecco, quindi in un'occasione come questa riesco a fare entrambe le cose, cioè riesco a mostrare alcuni risultati della ricerca e al tempo stesso a fare un po' di formazione a voi che mi ascoltate. Quindi è una bella occasione. Stiamo parlando di energia con produzione distribuita, questo è l'argomento, e da questo punto di vista credo che sia un pochino importante adesso collocarlo anche da un punto di vista tecnico, oltre che politico, diciamo così, o prospettiva come prospettiva futura, perché dal punto di vista della prospettiva non c'è dubbio che la produzione distribuita sia la soluzione, sia se non altro una delle principali soluzioni, ma direi che è una soluzione di grande respiro, di grande futuro per motivi che avete già detto. Ringrazio, ecco, anche i relatori precedenti per i loro interventi, avete già detto, e che sono sotto gli occhi di tutti, ma forse vale la pena enfatizzarli. Tra questi ricordo il fatto che riuscendo a produrre localmente, principalmente attraverso rinnovabili, questo ci svincola non solo dal reperire le fonti energetiche che, come sappiamo tutti, non sono equamente distribuite nel mondo, ma sono concentrate in determinate zone e in mano anche a in certi casi a monarchie, oligarchie, come appunto il petrolio, il gas, ma non è solo una questione di fonti rinnovabili, è anche una questione poi di materiali, è anche una questione di elementi che anche in una transizione verso le rinnovabili possono essere importanti da acquisire, come il litio, come le terre rare. Tutto questo porta evidentemente, ha già portato e porterà sempre di più a dei contrasti a livello geopolitico che, andando verso la produzione distribuita, possono, se non altro, essere mitigati, evitati. Pensate alle potenze come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, che faranno di tutto per tenere il Medio Oriente, d'accordo, le monarchie medio orientali, a tenere le loro fonti, ma anche ad accaparrarsi le risorse che possono permettere una transizione futura. Da questo punto di vista, invece, se noi ci concentriamo su una produzione locale fatta con tecnologie che siano a disposizione di tutti, e anche con fonti ovviamente che siano a disposizione di tutti, tecnologie tutto sommato semplici, che non richiedono chissà quali complessità, ecco, questo ci permetterà di diffonderle in modo capillare in Europa, prima di tutto, visto che comunque ci concentriamo sull'Europa. Parlare di andare oltre l'Europa, chiaramente sarebbe bello ragionare in termini di intero pianeta, però purtroppo si sa che l'avidità dell'uomo porta purtroppo a concentrare le ricchezze o a concentrarsi soprattutto sull'attuale senza una strategia futura molto lungimirante. Però almeno come Europa, dicevo, possiamo puntare sulle comunità energetiche, possiamo puntare sulla produzione distribuita e quindi in questo modo, come dicevo, non solo garantirci un futuro energetico sostenibile, ma anche limitare quelli che poi saranno invece i rischi di conflitti, di ulteriori migrazioni associate anche al cambiamento climatico,
e così via. Quindi diciamo che penso, non ho bisogno di convincervi, ecco, era l'argomento della discussione, quindi non ho bisogno di convincervi sull'importanza, sull'utilità di andare nella direzione di una produzione distribuita. Però vi devo anche illustrare alcune problematiche della produzione distribuita e più che insieme alle problematiche, però vi offro anche delle tecniche che sono tecniche di natura ingegneristica, ovviamente, e che portano a una progettazione efficiente, efficace ed efficiente di questi sistemi. Quindi vi illustro un pochino, magari condivido una presentazione, vediamo un po' se riesco. Vediamo un attimo se vedete la presentazione a tutto schermo. Sì, ok. Bene, quindi in sostanza, come si diceva, qui riassumo brevemente quello che ho detto, il paradigma dei sistemi energetici distribuiti è sicuramente decisivo verso uno sviluppo sostenibile, porterà a un'elevata efficienza nell'integrazione ottimale delle rinnovabili, sia elettriche sia termiche, risparmio di energia primaria, riduzione di emissioni e sostenibilità anche economica di nuove installazioni o di riqualificazione dell'esistente. Però ecco, dov'è che volevo evidenziare delle criticità? La complessità di sistemi energetici distribuiti, che sono poi principalmente poligenerativi e a rinnovabili ibride, comporta una difficoltà nella progettazione e fa sì anche che le prestazioni energetiche, ambientali, economiche siano molto influenzate da come viene progettato il sistema. E quando parlo di progettazione, io parlo di in sostanza tre fasi, successive. Una più ampia, che è quella della sintesi progettuale, che corrisponde alla scelta dei componenti, alla scelta degli impianti da introdurre nel mio sistema energetico. Poi c'è un secondo livello che sta sotto alla sintesi progettuale, che è quello del dimensionamento. Una volta che ho scelto i componenti, li posso fare di diverse dimensioni. E quindi il dimensionamento dei singoli dispositivi. Infine, l'ultimo livello, che può essere eseguito anche a progettazione fatta, ma sarebbe meglio prevedere già in fase iniziale, perché influenza anche i livelli superiori, è quello della gestione. Quindi la gestione degli impianti e delle reti, dei sistemi di accumulo, sia per quanto riguarda l'energia elettrica, sia per quanto riguarda il vettore termico. Ecco, e questa complessità fa sì che ci sia bisogno di tecniche avanzate per poter progettare sistemi di questa natura. Quindi, rispetto a una progettazione centralizzata, che in qualche modo può essere anche replicata su larga scala, quando si va sul locale, quando si va sulla progettazione distribuita, ecco che è fondamentale riconoscere le risorse disponibili sul territorio, le esigenze di usi energetici del territorio e costruire un progetto che ogni volta è ad hoc, ogni volta è diverso e va, come dicevo, sintetizzato, dimensionato e gestito. Quali sono le tecniche che abbiamo a disposizione? Beh, innanzitutto si parte da una modellazione del sistema, quindi il primo elemento che è necessario eseguire è quello di una modellazione del sistema. Questa è un'attività che deve essere fatta da un esperto, in quanto modellare un sistema vuol dire sostanzialmente tradurre la realtà in un insieme di equazioni matematiche che la rappresentano, ma non sono la realtà, la rappresentano. Per rappresentarla bene, bisogna conoscere bene il sistema tecnologico, fisico che si analizza, però al tempo stesso, quando abbiamo a che fare con integrazione di diversi sistemi, caso tipico, ripeto,
della generazione distribuita, dove non ci possiamo affidare a una sola tecnologia, ma l'integrazione tra più vettori e più tecnologie, e anche più sarà necessario fornire più servizi. Ecco, dicevo, quando abbiamo queste necessità di integrazione, la modellazione non può essere né troppo semplificata né troppo accurata. Se è troppo semplificata ci perdiamo degli effetti significativi sulle prestazioni che vogliamo raggiungere, se è troppo accurata diventa ingestibile dal punto di vista dei dati che ci servono per simulare il sistema, dal punto di vista del calcolo, d'accordo? Quindi è necessario fare una modellazione che sia sufficientemente sia semplificata, ma che colga l'essenza dei vari sistemi e delle varie tecnologie che andiamo ad utilizzare. Per questo è importante la competenza, per questo credo che sia importante il ruolo che abbiamo anche noi all'università come docenti a formare quelli che sono gli ingegneri energetici del futuro che vanno a fare questo tipo di progettazione. Per quanto riguarda poi i passaggi successivi, dopo aver fatto una modellazione si fa una simulazione del sistema, ossia si guarda nell'arco, la simulazione è dinamica, cioè si guarda al passare del tempo e tendenzialmente l'idea sarebbe di farlo per tutta la vita utile, si guarda il sistema come reagisce, come si comporta, una volta che abbiamo deciso i parametri progettuali che lo caratterizzano. Quando la simulazione funziona e possibilmente viene anche validata sperimentalmente, questo si fa quindi attraverso un monitoraggio di se stiamo parlando di un sistema esistente, se stiamo parlando del nuovo, naturalmente non possiamo validare quello che andiamo a simulare, però potremo prevedere un monitoraggio, e questo è molto importante, che negli anni successivi dopo l'installazione suggerirà delle possibilità di intervento di miglioramento continuo. Ecco, dicevo, una volta che abbiamo un modello di simulazione possiamo passare alle tecniche matematiche di ottimizzazione che ci permettono di ottenere quello che dicevo prima, il miglior dimensionamento di tutti i componenti, la migliore gestione a fronte di diversi livelli, di diversi gradi di libertà che sono presenti in questi sistemi. Un ultimo elemento che mi preme sottolineare è quello dell'analisi dell'incertezza. Vado anche alla slide successiva, sì, perché fare un'analisi delle incertezze del progetto permette di avere progetti non solo efficienti, ma che siano anche affidabili, ora va di moda questa parola, resilienti, cioè in sostanza che riescano a resistere anche a fronte di criticità anche molto, molto gravi, e quindi riuscire a vedere se una variazione del clima previsto, una variazione del carico, delle richieste elettriche, termiche previste, una diversa resa poi delle tecnologie sul campo rispetto alle prestazioni nominali previste. Ecco, di fronte a queste incertezze che ci sono sempre in qualunque progetto, il sistema integrato è affidabile, continua a funzionare in modo efficiente? Se noi prevediamo già una sua affidabilità, lo progettiamo già in modo che sia robusto, ecco che forniamo anche un elemento in più per avvicinare i finanziatori, perché uno dei problemi di finanziare poi questi interventi è quello dell'incertezza, come dicevo, di un'analisi magari economica che sembra promettente ma troppo incerta, e quindi questo dirotta magari un finanziatore su un altro tipo di attività. Per quanto riguarda l'autosufficienza, se l'ambizione è l'autosufficienza, anche se comunque su scala europea, se le reti insomma rimangono aperte su scala europea, certamente le comunità energetiche possono puntare a coprire, a ridurre notevolmente il loro carico, ma non devono per forza essere autosufficienti. Se però vogliamo puntare alla completa autosufficienza, segnalo che bisognerà rivedere anche modelli di utilizzo dell'energia. In altre parole, bisogna negoziare, adattare le richieste dell'energia alle risorse disponibili. Non possiamo più pensare che l'energia è qualcosa di illimitato anche per l'utente finale, dico, e quando ne ha bisogno, pagando naturalmente perché non è gratuita, però quando ne ha bisogno se la prende. Ecco, in una comunità energetica bisogna
ragionare non solo sugli usi complessivi, quindi diciamo su un generico risparmio dell'energia che va senz'altro bene, ma anche sulla distribuzione oraria. Quindi avere un budget di energia che uno può spendere, tra virgolette, nell'arco dell'anno, nell'arco della giornata, in modo da avvicinarsi a quello che poi sono le risorse disponibili. In generale, per affrontare tutti questi scenari, è importante, come dicevo prima, la competenza, ma anche che sia una competenza interdisciplinare. Quindi, sì, l'ambito scientifico-tecnologico, però è fondamentale che arrivi l'aiuto, oltre che dalla politica, anche dalla normativa, dalla legislazione, e anche si tenga conto di tutti gli aspetti sociali che sono associati a queste cose. Anche perché spesso tanti progetti sulle rinnovabili, tanti progetti distribuiti, trovano difficoltà poi di carattere di accettazione sociale, talvolta difficoltà nei permessi. Ecco, tutti questi ostacoli burocratici naturalmente non competono alla mia sfera, che è quella appunto scientifico-tecnologica, però poi nella pratica vanno presi in considerazione perché impediscono una maggiore penetrazione di questi tipi di idee. Allora, oggi, questi non so quanto ho, 10 minuti, diciamo, vi presento brevemente alcuni progetti di ricerca di Ateneo che abbiamo fatto, proprio seguendo l'idea dell'interdisciplinarietà. Quindi già dal 2015 abbiamo iniziato un progetto che si chiamava MISET, Metodi e tecniche innovative per l'integrazione di sistemi per l'energia elettrica e termica, che metteva insieme competenze non solo di energetica, ma anche di sistemi elettrici e di ingegneria gestionale all'interno del nostro dipartimento. Poi nel 2017 con il PRA, sarebbe il progetto di ricerca d'Ateneo, Distretti Urbani a Zero Impatto Energetico Ambientale, abbiamo allargato l'interdisciplinarità anche a agraria, economia, giurisprudenza, insomma anche ad altri dipartimenti, chimica, ecco, anche ad altri dipartimenti che hanno dato il loro contributo su una disciplina come l'energia che è profondamente varia e che richiede effettivamente il contributo di discipline molto diverse. In questa presentazione ho messo un sacco di cose, poi dopo ve la faccio avere in PDF completa. Adesso la scorro velocemente e vado direttamente a farvi vedere alcuni casi studio, così passiamo dalle parole ai fatti, diciamo così, vi faccio vedere come si realizza una progettazione, ma partendo dal basso, partendo da un caso studio, anche perché, ripeto, la procedura è quella: quando abbiamo a che fare con una progettazione distribuita, non si può che addentrarci nel caso particolare che stiamo analizzando. Il metodo generale è quello che vi ho descritto prima: la modellazione, simulazione, ottimizzazione, analisi dell'incertezza e del rischio, ma poi nella pratica bisogna analizzare caso per caso. Allora, questo caso studio era un campus universitario posizionato a Trieste, che ha una centrale, vediamo un po' se riesco a gestire anche il puntatore, così. Ok, quindi dicevo, abbiamo una centrale di cogenerazione, quindi produzione di energia elettrica e produzione di energia termica, che viene poi distribuita a varie utenze. Avevamo una zona sportiva, una zona con le residenziale all'interno del campus, con vari edifici. Poi la parte naturalmente legata agli uffici, alle aule e la zona mensa, diciamo così. Quindi questi erano tanti edifici diversi, ognuno con le sue tempistiche, ognuno con le sue richieste energetiche in momenti diversi, e quindi questo pone di fronte a un sistema comunque locale ma centralizzato, perché poi l'energia viene fornita attraverso delle mini reti di distribuzione termiche ed elettriche, quindi è un piccolo villaggio, e all'interno di ogni piccolo villaggio, come può essere all'interno di ogni piccola comunità, ci sono edifici diversi con richieste diverse. Quindi in questo caso la sfida era:
come progettiamo le rinnovabili da applicare, su questo, da implementare su questo territorio, quindi in questo caso abbiamo pensato naturalmente al fotovoltaico, all'eolico e la stessa cogenerazione è evidentemente un sistema di produzione molto efficiente. Ecco, come le dimensioniamo e come le piazziamo all'interno dei vari edifici? Ci sono effettivamente, qui ho riportato gli andamenti climatici annuali, sia di temperatura sia di intensità del vento, e qui ho riportato invece i fabbisogni di riscaldamento, che sono ottenuti attraverso una modellazione dei vari edifici, quindi i fabbisogni orari lungo tutto un anno di utilizzo di riscaldamento e raffrescamento, e con i vari, e queste sono invece le richieste di acqua calda sanitaria, quindi per ogni servizio, riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, questa è la somma di tutti i carichi elettrici, abbiamo dei profili. Ecco, da un punto di vista impiantistico, come lo possiamo gestire? Lo possiamo gestire integrando rinnovabile, non parlate di eolico, fotovoltaico, aggiungerei anche il solare termico, ma il solare termico applicato laddove può essere utile utilizzarlo, in particolare sulla zona della palestra e sulla zona delle residenze, dove abbiamo poi richieste di acqua calda, significativi di acqua calda sanitaria. Ecco, in questa progettazione avevamo due alternative. Una era quella di mettere un generatore termico a monte della rete di teleriscaldamento, e una che abbiamo chiamato configurazione centralizzata, e un'altra invece, un'altra alternativa, era quella di mettere delle pompe di calore reversibili che riuscissero a fare sia raffrescamento sia riscaldamento direttamente dislocate nei vari edifici invece che centralizzate. Sono due sintesi progettuali diverse, entrambe potrebbero essere valide e vanno valutate. Inoltre tutti i componenti che vedete vanno dimensionati. Per far questo si fa una modellazione di tutti i componenti che vi risparmio dal punto di vista delle equazioni, ma che trovate poi nella presentazione, e si fa una modellazione anche dei costi, perché naturalmente dobbiamo considerare i costi di manutenzione, i costi di investimento delle varie tecnologie e che siano funzione della dimensione di queste tecnologie, d'accordo? Quindi il cogeneratore, per esempio, avrà un costo che è legato alla sua potenza elevata alla 0,6, quindi un modello anche di costi di investimento che ci permette poi di fare un'analisi economica completa. Come funziona l'ottimizzatore? Quindi come riusciamo a ottenere il progetto ottimo? Sostanzialmente lo potremmo anche fare a tentativi, nel senso che proviamo tutta una serie di soluzioni e le diamo in pasto ai simulatori. Dal punto di vista computazionale questo potrebbe essere particolarmente gravoso, allora si utilizzano degli algoritmi di ottimizzazione, come questo ce ne sono tanti altri evoluzionistici, come gli algoritmi genetici o altri, ce ne sono tanti nell'ambito della ricerca operativa di algoritmi di ottimizzazione, e quindi si trovano attraverso la scelta all'interno di una popolazione sempre più selezionata, si trovano i design, i progetti migliori. Poi però c'è anche un livello interno che è quello, come dicevo prima, di gestione, quindi ci sono all'interno di ogni scelta progettuale, di ogni possibilità progettuale, c'è un livello di iterazione legata alla gestione, quindi cerchiamo di gestire ottimamente ogni progetto, ogni scelta progettuale, ogni dimensionamento che viene poi dato in pasto all'ottimizzatore esterno. Alla fine così si arriverà a un ottimo che sia in termini di gestione sia in termini di dimensionamento. Ecco, un risultato per esempio di questa analisi è che il cogeneratore, c'è cioè una taglia ottima evidentemente per il cogeneratore in entrambe le configurazioni, sia quella distribuita, abbiamo detto con le pompe di calore distribuite, sia quella concentrata, e qui c'è un ottimo economico, questi sono i costi annuali, quindi anche i costi di investimento sono spalmati su un anno, come i costi operativi e i costi di manutenzione, vedete che c'è una taglia ottima, e se io non riesco a fare un'analisi del genere, riesco a fare un calcolo del genere,
come posso determinare la taglia in kilowatt del nostro impianto? Andrei soltanto a guardare progetti simili, ma ci sono davvero dei progetti simili integrati in questo modo, con quelle stesse caratteristiche di utilizzo e di clima? Oppure andrei, sulla base dell'esperienza, un po' a occhio, ma su sistemi complessi l'occhio può essere molto pericoloso. Per questo dico che l'utilizzo degli strumenti matematici, informatici, che partono da una modellazione di un sistema, ci permettono di trovare un ottimo e di risparmiare in termini economici tantissimo, incoraggiando, dicevo, un finanziamento del progetto, ma anche poi il risparmio economico associato ai risparmi di emissioni, ai risparmi di energia primaria e così via, che è quello che ci interessa di più naturalmente. Qui confrontavo le due configurazioni, si vede che quella distribuita è nettamente migliore sia in termini di riduzione delle emissioni, abbiamo 212 tonnellate a fine vita di emissioni clima alteranti rispetto alla configurazione centralizzata, e abbiamo comunque anche un risparmio economico che è dato da questo indicatore HSP, che sarebbe una percentuale di risparmio rispetto al non intervenire con sistema a rinnovabili, significativo di un 20%. Un ultimo livello che mi preme sottolineare è quello dell'analisi dell'incertezza. In questo caso quindi l'ottimizzazione diventa un'ottimizzazione stocastica. In altre parole, io ho delle incertezze nelle variabili di ingresso. Avete per esempio un clima che non è perfettamente prevedibile, avete delle prestazioni delle tecnologie che non sono perfettamente prevedibili, gli utilizzi che chiaramente noi sappiamo per chi progettiamo, per chi è l'utente finale, però c'è dell'incertezza su come utilizzerà poi il sistema, l'energia nell'arco della vita utile del progetto. Per cui l'obiettivo è di entrare già con delle incertezze nella modellazione, nella simulazione, e di uscire con un risultato che non è più un numero, come abbiamo visto prima, ma è una distribuzione di probabilità. Ora, per ottenere questo ci sono varie tecniche, come il metodo Monte Carlo, ma non vi tedio su questo. Vi faccio però vedere un risultato, quindi dei due casi che avevamo analizzato. La configurazione decentralizzata quindi ci dà un risparmio che in media, come valore atteso, è intorno al 17-18%. Però ho anche una distribuzione di probabilità, d'accordo? Quindi non ho un unico numero, ho una distribuzione di probabilità di quello che accadrà, e quindi posso presentarmi a un investitore dicendo: guarda, io non ti garantisco il 17%, è il valore atteso, è il valore medio, ma anche nella peggiore delle ipotesi avrei comunque un risparmio del 10%, nella migliore delle ipotesi del 30%. Non ti do un numero, ma una distribuzione di probabilità. Come vedete, che la configurazione centralizzata senza le pompe di calore dava un risparmio inferiore, certamente, ma dava anche una distribuzione di probabilità meno concentrata, quindi era il caso peggiore, diciamo così, la soluzione peggiore rischiava di non essere economicamente vantaggiosa in questa zona qua. Quindi fondamentale fare un'analisi di incertezza statistica in questo modo e di ottimizzare sotto incertezza. Un ultimo livello è quello del multiobiettivo, dell'ottimizzazione multiobiettivo del progetto. In altre parole, io mi posso porre due obiettivi che talvolta sono contrastanti. Poi sarà magari il decisore politico, chi finanzia il progetto, a dire cosa vuole. Però è corretto come tecnica presentare anche non solo una soluzione, ma un ventaglio di possibilità, magari che una incontra più un obiettivo e una ne incontra un altro. In questo caso addirittura abbiamo messo due obiettivi economici, uno sulla scissa e uno sull'ordinata. Questo è il valore atteso del risparmio dovuto al progetto, e invece questo sulle ordinate sarebbe il valore a rischio al decimo percentile, insomma un indicatore di rischio. Quindi noi possiamo decidere di prendere un progetto un pochino meno rischioso, ma in media anche meno efficiente, un progetto un pochino più rischioso ma un po' più efficiente. Questi erano due parametri economici, ma in generale è bene, come dicevo, proporre un ventaglio di possibilità.
credo che il tempo a disposizione sia esaurito. Avrei anche un secondo caso da illustrare, non so se ho 5 minuti per parlarne velocemente. Chiedo appunto a qualcuno dell'organizzazione, a Amiro, a qualcun altro dell'organizzazione, se ho 5 minuti ancora o no. Sì, sì, proceda pure, scusi, grazie mille. Non voglio rubare tempo ai relatori successivi, vedo che siamo già un po' in ritardo, quindi molto brevemente, con le stesse tecniche che vi ho descritto, poi le abbiamo applicate a un sistema energetico un po' più piccolo, che è un agriturismo, situato ad Enna. Enna è piuttosto interessante come caso perché ha fabbisogni significativi sia di raffrescamento estivo, ma anche di riscaldamento, perché è situato oltre 900 metri sul livello del mare. E in questo caso abbiamo cercato di costruire un impianto che fosse autosufficiente e che integrasse varie rinnovabili, solare termico, un eolico, questa volta con una turbina d'asse verticale, e di nuovo fotovoltaico, con uno sfruttamento anche significativo questa volta di accumuli termici ed elettrici. Abbiamo impiegato anche qui le pompe di calore come un altro elemento che sfrutta comunque sia una rinnovabile, che fondamentalmente è l'aria esterna, d'accordo? Quindi andando a prelevare energia dall'aria esterna e impiegarla per il riscaldamento, evidentemente utilizziamo una fonte che è quasi illimitata. E dicevo, in un sistema del genere, applicando le tecniche che vi ho appena descritto, arriviamo a risultati analoghi. Per esempio, questo è un fronte di Pareto, ossia un grafico che vi permette di vedere che ci sono tutta una serie di soluzioni ottimali, in particolare tutte quelle che vedete rappresentate sui punti di Pareto azzurri sono tutte soluzioni ottimali rispetto a due obiettivi. Uno era un obiettivo economico, quindi il net present value, il valore attuale netto del progetto: più esso è alto e più il progetto è conveniente dal punto di vista economico, mentre sulla scissa avevamo i risparmi di emissioni in tonnellate. Quindi a seconda di dove ci vogliamo buttare, più sull'aspetto economico, sull'aspetto ambientale, abbiamo un ventaglio di possibilità. È chiaro che andando verso i massimi risparmi, quindi verso sinistra, i massimi risparmi nelle emissioni, quindi privilegiando l'obiettivo ambientale, i costi aumentano dell'investimento e diventa sempre meno conveniente. Quindi è qui che può entrare la politica, favorendo una soluzione più in alto a sinistra rispetto a una soluzione più in basso a destra. Comunque tutte soluzioni ottimali e non paragonabili a quello che è la soluzione senza rinnovabili che sta qua. Quindi in ogni caso tutte queste soluzioni portano a risparmi energetici, economici e ambientali. Però all'interno di queste ci sono soluzioni progettuali completamente diverse che fanno uso di più o meno rinnovabili. Direi che posso terminare qua. Sì, direi che posso terminare qua la discussione. C'è un progetto, ecco, ve lo accenno e basta, un nuovo progetto d'Ateneo del 2020, si chiama Autarchia Energetica Sostenibile. E per questo, come vi dicevo all'inizio, stiamo cercando di unire le forze anche con le scienze sociali, perché cercheremo di trattare con l'utenza l'utilizzo dell'energia e cerchiamo di capire quanto è disponibile l'utente finale a spostare, a modificare, a spostare le sue esigenze energetiche. Per realizzare questo progetto cercheremo anche di sviluppare le realtà un po' immersive, vediamo se riusciamo a creare una realtà virtuale, e invece di fare i classici questionari, che poi, insomma, quando uno si trova a compilare un questionario, non è mai sincero al 100%, non si immedesima in una situazione completamente, cerchiamo di sviluppare
qualcosa più vicino a un gioco, a un videogame, a una realtà virtuale, in modo che in una situazione di scelta sull'utilizzo dell'energia di fronte a un budget limitato, l'utente faccia le scelte che ritiene in una realtà immersiva più giuste e ci aiutino a capire quali sono i limiti per un'autosufficienza in queste condizioni. Ora, non so se ci sono delle domande o se, come abbiamo detto prima, posso, insomma, rispondo poi successivamente anche per scritto a domande scritte. Vista l'ora, ditemi pure voi. Io direi una domanda di farla, professore, poi se ci sono anche altre risponderà per scritto. Allora, la domanda che leggiamo sul chat è: secondo lei, in Italia, qual sarà la scala di applicazione delle comunità energetiche, ovvero magari regionale, provinciale, comunale, e soprattutto, secondo lei, quale sarebbe quella più efficace? Non ho capito l'inizio della domanda, Amir, puoi ripetere? Ho capito che si parla di comunità energetiche su varie scale, ma cosa vuoi sapere? Penso che intendessero, cioè, questa comunità energetica sarà, ad esempio, non so, regionale, provinciale, comunale, scala geografica, diciamo. Sì. Qui poi come verrà declinata non lo sappiamo, però quello che posso dire è che ci sono anche, come sempre, esigenze contrastanti, nel senso che se la comunità è troppo ampia diventa ingestibile, anche nell'ottica di poterla controllare poi e gestire in termini energetici in modo centralizzato, perché è chiaro che è molto più efficace un sistema centralizzato di gestione, okay, della produzione distribuita rispetto alla gestione del singolo, perché la gestione centralizzata riesce a vedere l'ottimo globale, non l'ottimo locale, d'accordo? Quindi trova la soluzione migliore per tutti, senza, diciamo così, egoismi singoli. Quindi è chiaro che un'ottica centralizzata sarebbe, quindi più è ampia la rete, più ha forza anche contrattuale e così via. Al tempo stesso, se è troppo grande, diventa ingestibile. Quindi ci sono esigenze contrastanti, come dicevo. Non sottovaluterei anche un altro aspetto che spingerebbe verso comunità un po' più piccole, che è la possibilità di modellazione del sistema. È impossibile modellare un sistema energetico nazionale o regionale a livello addirittura di singole realtà industriali, di singoli edifici, mentre se la comunità rimane più piccola si può pensare, con gli strumenti informatici a disposizione, con la forza di calcolo che abbiamo a disposizione, anche di arrivare a una modellazione che scenda fino alla singola realtà, al singolo edificio o a comunque edifici che siano rappresentativi di un parco o di un territorio. Ecco, quindi il vantaggio grosso di, come avete visto anche nei nostri progetti, di lavorare su casi studio tutto sommato piccoli come un campus universitario, però permette di fare delle scelte che sono veramente, dal punto di vista quantitativo, efficienti da tutti i punti di vista. Più il sistema diventa grande e più non solo è difficile gestirlo e mettere tutti d'accordo, ma anche proprio riuscire a modellarlo dal punto di vista fisico-matematico in modo esaustivo. Perfetto, ringraziamo il professor Daniele Testi per il suo intervento molto molto interessante.